Signori, bentornati in un nuovo episodio di Outlast, dove nello scorso episodio abbiamo affrontato un po' di tutto, sempre alla ricerca di questo cazzo di padre, che alla fine non l'abbiamo manco raggiunto, abbiamo perso la videocamera, ci siamo trovati praticamente al buio, tra infarti, cose orrende che abbiamo visto, comunque ci siamo fatti strada, fino ad arrivare a questo punto dove siamo vicini a recuperare una chiave che poi dovrebbe farci, insomma, accedere ad altre aree del manicomio, insomma. Fatto sta che vi invito di lasciare un like in questo episodio per supportare la serie, sempre se la serie vi piace. Se non vi piace, come al solito, insultatemi nei commenti. Quindi vediamo cosa possiamo fare. Possiamo prendere il telefono? No. Beh, in ogni horror, ragazzi, il telefono penso sia la cosa più era palesemente aperto, poi si è chiuso, quindi c'è qualcosa che devo trovare. Wernick? Chi cazzo è Wernick? Era il dottore, mi pare che era Wernick. Questi guardano ancora il film. Qua c'è una porta che non mi invita sicuramente ad entrarci. Vediamo sopra se c'è qualcosa di utile. Possiamo sicuramente passare sotto, dove c'è un'altra porta. Che bello. Dimmi che non si apre. Invece si apre. Ah, qua è dove c'è il proiettore. Siamo vicini alla chiave. Oddio! Figlio di una madre veramente zoccola per arrivare a tale. Mamma mia, mi sono cagato. E scappa pure, alla chiave. Per forza alla chiave lui. Te faccia deve andare normale a biere tombolate. Apri sta porta. Madonna, non si apre niente. Prendi la nota della vita, sicuramente ci saranno i documenti. Mamma mia, non vedo niente. Sì, ma non ha senso. Adesso io come faccio? Dove vado? Qua non si può accedere da nessuna parte, eh? La porta è chiusa. Qua non c'è niente, devo tornare per forza indietro. Ma tu guarda sto stronzo. E ora dove cazzo vado? Magari ci sarà qualche altro posto dove posso andare. Qua guardano ancora il film, sono tranquilli. No, io da dov'è che ero arrivato? Ma forse io da un condotto sono arrivato, raga. No, non ho altre strade. Per forza devo andare da qualche parte qua, comunque. Allora devo salire. E ci sarà un altro punto. Qua dalla balconata, tipo. Eccolo. Che bello. Non vedevo l'ora di andare qui. Non vedevo l'ora. E penso devo andare sull'altro balcone, fare tutto il giro. Ma tu guarda che pezzo di merda questo qui. Mi ha fatto fare tutto il giro del mondo per la chiave. Cambia la batteria, buon uomo. Bravo, bravo. Salta! Bravo così, mamma mia. Allora, lei mi sa dire cosa è successo qui? Direi di no. Ma la porta è aperta adesso, guarda che pezzo di merda. Una volta che sono arrivato. Comunque, la chiave ce l'ho. Lei è vivo? No, è morto, meno male. Mi va bene così. No, ho cambiato la batteria, l'ho sprecata. Allora, la chiave serviva per la porta principale, quindi da qui me ne devo andare. Ma andare però come, se lì è tutta chiusa la sala del film? Spero che questa porta adesso si apra. No. Quindi ci sarà comunque per forza un'altra entrata. Questi suoni non mi piacciono, ovviamente. Ovviamente non mi stanno piacendo per niente. La porta exit prima era chiusa, adesso è aperta. Oddio, ma c'è di nuovo l'uomo nudo. Vaffanculo. Aspetta. Vado di qui. No, siamo di nuovo nella parte, diciamo, chiamiamola parte pulita. Però in questa parte sappiamo benissimo chi c'è. C'è Billy. So che il nome non gli si addice, ma c'è di nuovo l'uomo nudo. Hai rotto il cazzo tu, la smette, ci tengo alla mia verginità. È chiusa. Quindi sti cazzi. Questa posso aprirla adesso? Godo. Arrivedergliela, la chiudo pure. Mamma mia ste interferenze. Ok, dai che ce la stiamo facendo. Salva. Oddio, pezzo di merda. Così, spudoratamente mia. Ma poi l'ha solo chiusa, non l'ha chiusa a chiave, l'abbiamo visto. Vabbè, ma è tutto chiuso, devono per forza farmi andare per forza dove vogliono loro. Ah, è chiusa perché ci sono le cose davanti. Siamo di nuovo in una cucina. L'ultima volta abbiamo visitato una cucina non è andata benissimo. Buon uomo, buon uomo. Allora, c'è una musica di merda ambientale. Lei guarda il panorama, mi sa dire qualcosa? Ma è il prete? Oddio, ma lei non ha più un mento, non ha più niente. Però è pelato, complimenti. Allora, vado di qui. Dio mio, non c'è mai una strada. Oh. Posso andare di qui? Meno male che c'era il distributore a fare luce. Ah, salgo così, sopra la cucina di prepotenza, tipo. Ah, c'è l'altro condotto, ma non si può aprire. Si può aprire? Non si può aprire, quindi dove vado? Ma non ha senso, penso sia una strada per nascondersi, raga. Non mi sembra porti a qualcosa. Secondo me devo fare qualcosa, poi eventualmente per nascondermi vado di lì. Qua non c'è niente.
Qua cosa c'è? C'è qualcosa di utile? No, non posso nemmeno passare di lì. Questa è una bella stanza con il biliardo. Oddio, lei chi cazzo è? Buon uomo. Ho scritto una nota. Di nuovo la visione, un paziente inginocchiato in preghiera. Forse si è bevuto le cazzate di padre Martin. Ma se sai che spara cazzate, perché cazzo lo insegui da 29.286 episodi? Dagli un calcio così smette di pregare. Staccali la TV, prendi una stecca. E qui posso spostare magari il mobile, non lo so, passo là. Ma vaffanculo. Questi pregano di nuovo. Buon uomo, lei cosa prega? Mamma mia, che posto di merda. Sono dall'altra parte intanto. Mamma mia. Tremendo. Beh, comunque rispetto a dove siamo stati, questo sembra decisamente più allegro. Poi fin qua, tutti che stanno... Stanno tutti pregando. Ma qua potrei forse uscire dalla finestra comunque. Tutti che pregano nelle loro camere, raga. Una batteria? Sì, dammela. E qua è chiuso. Devo per forza uscire dalla finestra, raga. Dov'era la finestra aperta? No. Qua? Eccola. Piano, eh. Non ti andare ad ammazzare. Mamma mia, raga, che cazzo di percorso stiamo facendo per trovare padre Martin. Vi immaginate, raga, il nostro personaggio che cazzo sta facendo per trovare un prete palesemente pazzo, comunque, perché che cazzo vuoi fare alla fine? Sei qui, non sei normale se sei ancora qui. Tu continua a pregare. Oddio mio. Si è chiusa. Oddio. Come mai voi non volete abusare di me? Ma che cazzo? Ma il prete! My job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. Solo tu potrai fuggire per raccontarlo. Ma io ho fatto i chilometri per vederla morire, scusami. La sua resurrezione. Ma vada a cagare, dammi la chiave. Ma tutti noi liberi cosa? Lei è... Come ora, figlio mio? No! Voi siete pazzi. Apritemi la porta, testa di ca... Beh, non siete poi così cattivi allora, scusami. Fatti un selfie. Perfetto. Beh, ma... Mi hanno aiutato. Mi hanno aperto la porta. Ma basta con sta musica che ce l'ho in testa. E quindi il padre si è... Certo, si è dato fuoco alla croce. Una volta sta cosa era per bruciare tipo le streghe, quando c'era qualcosa di occulto. Cos'è? Oddio, Billy! Billy, mi sono di sotto il letto. Mamma mia, io ho preso la prima stanza. Oddio, Billy, no. Billy, così no. Dammi il tempo di reagire alle situazioni. Mamma mia. Cos'è? Devi entrare. Cambia le batterie, cambia le batterie. Allora, Billy, io provo a uscire, eh. Però con calma. Oddio! Sono morto, sono morto. Sono palesemente morto. Sì, con calma, madonna. Oddio! Perdi tempo. Devi... Sfondale ste cazzo di porte, testa di cazzo. No, c'è uno sotto il letto qua, che culo. Ah no, ci sono le casse. Madonna l'ansia, che brutto. Allora, in una di queste camere, raga, deve esserci per forza una finestra da dove uscire. Per forza. Perché è un corridoio pieno di stanze. Tra l'altro, in alcune stanze potrei trovare addirittura entrambi i letti occupati. Adesso in questo caso ci sono tipo le valigie sotto. E lui è qua nei dintorni, tra l'altro. Sarebbe comodo se sfondasse porte, così almeno vedo già... Bravo, sfonda le porte. Non questa però. Ti prego, controlla dove ci sono le valigie. Ti prego. Meno male. Meno male. Allora, proviamo quella davanti, eh.
Pezzo di merda. No, qua no. Devo man mano aprirle tutte, raga. Mi ha visto. Mi ha visto. Madonna, c'ho l'ansia pure a girarmi. Calma. Calma. Veloce, scavalca il divano. Mamma mia, con quanta maestria. Nasconditi. Oddio, raga, che culo. Tra l'altro non ho sbagliato letto. Oddio. Oh cazzo. No, no, non vale. Non vale, aia. No dai, non ha senso. Non ha senso, non ha senso, non ha senso. Non ha fottutamente senso. Lasciami stare, stronzo. Lasciami. Oddio, ma madonna che l'ansia. Porca puttana. Oddio. Ti prego, lasciami pietà di me. Troppo, è troppo ansiogeno. Comunque scappare da questo è un incubo, raga, vi giuro. Allora, dobbiamo, raga, dobbiamo cercare di essere lucidi. Dobbiamo risolvere la situazione. Solo così possiamo vincere. Bravo, sfondala. Bravo. Oddio. Oh cazzo. Mamma mia, raga. Ma che culo ho avuto? Questo si gira. Devo vedere se dall'altra parte c'è la finestra aperta. Oh cazzo, no, sono morto, mi sa, raga. Oh cazzo. Dai. Veloce, veloce. Sali, ti sta di cazzo. Ma io quindi posso tornare indietro? L'ascensore ti porterà all'uscita principale. Trova la chiave elettronica. Io non ho nemmeno la chiave elettronica. Non so nemmeno se da questo lato. Magari la chiave elettronica è in una di quelle stanze. Devo esplorarle per forza prima di decidere di andarmene da qui. Tanto non c'è più quello che guardava il panorama. Mamma mia, a me è un casino, raga. Allora, perdonatemi, ragazzuoli, per voi è passato. Oddio, che cazzo è successo? Non vedo niente, oddio. No, niente, non posso dirvi un cazzo. Scusatemi. Vi chiedo scusa per i miei peccati. Liberami dai peccati. Perché hai spaccato quella porta, buon uomo? Oddio! Calma! Devo dirvi una cosa, non ho il tempo di dirvela. No, 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 no. Maddio, madonna, sali, 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 porca puttana. Oh cazzo, porca puttana. Allora, ricapitolando, ragazzuoli, quello che avete visto tuttora. Allora, questo qui è più o meno il punto dove c'è stato il taglio, ecco. Allora, perché? Praticamente ho dovuto interrompere l'episodio, quindi sto riprendendo l'episodio. Dovevo semplicemente dirvi questo. Quindi dobbiamo trovare una tessera elettronica per sbloccare l'ascensore. Adesso io non so però se la tessera si trova da questo lato. La vedo un po' strana come situazione il fatto che noi dobbiamo tornare indietro. Quindi secondo me è da qualche parte qua. Adesso sicuramente non nei cessi. Secondo me da qualche parte ci sarà questa tessera. Poi l'ascensore non mi ricordo manco dov'è, ma penso è dove ci sono le scale. Ti prego non venire qua. Ti prego. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oddio, aspettiamo che parla. Piano, mamma mia, con quanta violenza. Certo, si apre qua e è finita, signori. Oddio. No, sono morto, sono morto. Sono morto, sono morto. Sono morto. Però c'è da dire che per un attimo c'è stato, diciamo, uno sguardo intenso tra noi. Uno sguardo magari d'amore. E vabbè, ma se compare così, incazzato con la vita. Beh, sfonda quella. Lì non c'è niente pure. Oddio, mamma mia. Porca puttana, se sei incazzatissimo. Ora ho capito, raga. Sono io un coglione, ho trovato la strada, raga. Ho trovato la strada dall'altro lato. Tanto qua c'è una batteria, scusami, Suca. Dall'altra parte dovrebbe esserci un'altra uscita, vedete? E io devo andare praticamente da dove lui viene. Non so perché non ci ho pensato. No. Non è come pensavo. Ok. Calma. Oddio, c'ho un cagarello che voi non avete idea. Tra l'altro proprio butta giù le po... No, mi sono bloccato. Oddio! Porca puttana! Madonna, che ansia! Che brutto!
Mamma mia, raga, io non credo di farcela. Allora, la soluzione sarà in una di queste porte, raga. Eh sì. Ti prego, lasciami stare. Lascia, abbi pietà di me. Aia, madonna. No, no. No, caputtana. Ma vaffanculo, raga, non so dove andare. Non so se in una di queste stanze c'è magari una finestra dove posso uscire. Fatto sta che lui viene di qui. Mamma mia, allora io torno indietro a questo punto, raga. Torno indietro. Dammi la batteria mentre. No, no. Non riesco. Porca puttana. Che culo. Che culo. Allora, aspetta, allora, calma, calma. Allora, qua c'è l'ascensore. Ma possiamo scendere? No, perché stiamo riscendendo? Dove cazzo stiamo andando? Ma allora potevamo già andarci. Perché cazzo stavo girando a caso io? A 2 ore che prendo infarti gratis. Ok. Siamo nei laboratori. Tecnicamente siamo vicini alla fine del gioco. Come vedete siamo in un laboratorio, quello che sembra un laboratorio segreto. Questa, una roba simile c'è su Resident Evil, raga. Il che fa pensare. Cazzo. Fa pensare questo. Se troverai il mio cadavere, non fidarti di nessuno e racconta la verità a tutti. Non sono pazzo. Lo so, è proprio quello che dicono tutti i pazzi. Ma ti assicuro che sono perfettamente sano e ho una videocamera piena di prove. Non chiamarlo Vangelo, è uno scherzo della mente. Il mondo deve sapere che è tutta colpa della Markov. Abbiamo capito benissimo come qua facevano esperimenti. Tra l'altro questa qui sembra essere, se non sbaglio, avevamo visto un'altra, una videocamera che riprendeva dei soldati che sono entrati qui e sono stati spazzati via. Che è quello che sembra essere successo qua. Ci sono dei cadaveri. Una nota. Magari questo potrebbe essere l'episodio finale a sto punto, chi lo sa. Il panico totale nella situazione. Impanicata. Quindi in questo laboratorio facevano tutti i vari esperimenti che abbiamo visto. Che cazzo di esperimenti facevano che qua? Oh, ma posso andare senza videocamera? Oh, finalmente vediamo normale. Che belle stanze però, pulite, delle decorazioni così e ci sta. Qua ci sono delle radiografie. Beh, dai, non sembra male comunque, ci sono dei cadaveri così, ma dai, alla fine sta, ognuno ha il suo modo di arredare le varie cose. Scusa, non è che dobbiamo adesso giudicare. Si sentono dei rumori così, ma sarà magari il gatto del vicino che cammina sopra i tubi. Ed è per forza dobbiamo pensare male. Oddio, guarda qua, c'è l'uscita. Esci, madonna. Questa si apre, lì si va avanti. Che cosa c'è di qui? Vediamo se qua magari il nostro personaggio. Sa, immaginavo. Questo è il motore morfogenico. Poche righe di formule matematiche, un algoritmo, riprogrammarci, trasformarci in fabbriche di incubi. Ma noi proseguiamo, il nostro personaggio vede tutto ma vuole riprendere ormai. Questo era un soldato, presumo. Ormai è andato a fanculo. La porta si apre ma non sembra portare a niente. Oh, si è attivata l'allarme? Oddio! Ah, lo vedo con la... Fuggi! Oddio, c'è lo spettro della vita! E lo possiamo vedere solo con il notturno. Oddio, dove vado? Dove vado? Dove vado? È finita e sono morto. Sono morto. Ma mi insegue? Sì, mi insegue! Oddio, che cazzo faccio? No! È così che muori, fatto a pezzi da dentro mentre guardi il tuo midollo che si spiaccica contro un muro di cemento. Sei sfuggito a un inferno, Chris Walker. Non so perché, ma spero proprio che non ricadrai in un altro. Allora, la cosa positiva è che comunque è morto lui, quindi sti cazzi. Per il resto, raga, siamo in una situazione di merda e sembra... Ma che cazzo?
Ma chi minchia sei, buon uomo? Tutto grazie a Billy. Billy. Vabbè, ho capito. Non giustificatevi adesso. Avete fatto succedere qua un manicomio. Devi uccidere Billy. Staccali il supporto vitale. Devi riparare il mio errore. Ma perché? Ma chi minchia è lei? Quindi Billy, ma prendi un M16. Vabbè, è rotto. Vabbè, abbiamo capito che quindi Billy non è quel grassone che abbiamo visto. Vabbè, noi lo chiamiamo Billy. Il cugino di Billy, ormai è morto. Billy è lo spettro praticamente, ed è stato l'esperimento andato malissimo di, insomma, della Markov, di quello che facevano qui. Quindi adesso come cazzo lo uccidiamo Billy? Se non sbaglio da lì siamo tornati, quindi dobbiamo, cioè siamo venuti, quindi da qui dobbiamo ritornare indietro. Quindi noi possiamo vedere Billy solo attraverso il visore notturno, è l'unico modo per vederlo. Adesso voglio andare a vedere, ragazzi, se da quest'altra parte abbiamo... No, è rimasto chiuso. Perfetto, volevo vedere solo questo. Va bene, allora dobbiamo ritornare dall'altra parte. Quindi tranquillamente noi dobbiamo andare di qua. Qua non ci succederà nulla. Oh, che bei posti, che bello. Almeno qua la visibilità c'è. Pazienza, è un po' ridotto. Uno schifo il tutto. Mamma mia, raga, tutti scienziati, gente che lavorava qua, tutti massacrati. Sei cessi? Immaginavo. Buon uomo, cos'è? Lei ha un modo alternativo di andare in bagno. Questa è quella che dovrebbe essere, penso, una mensa. Così non la lasciamo indietro. Dammi la batteria, guardalo lì. Siamo praticamente full di batteria. Ah, non c'è niente, non c'è niente. Magari sono dei... un bel punto per nascondere. Aspetta, si è chiusa? Pezzo di merda, mi hanno chiuso qui, raga. Condotti, niente, tutto chiuso, non c'è niente. Sono stanze, non posso fare niente qua. Devo solo andare avanti. Oddio! Sono morto! Aia! Porca puttana, mi sono cagato addosso! Oddio! Minchia, se mi sono cagato! No! No, no! Dove cazzo mi nascondo? È un fantasma! Poiché apre con una calma! No! Oddio, come cazzo l'ho schivato! Oddio! Ma non posso scappare. Mamma mia, raga, ma non si può fare sta cosa. Allora, lui non apre le porte, quindi l'idea di chiudere le porte è uno svantaggio. Vado di qui? Mamma mia, meno male che si apre. Penso stia andando giusto, raga. Ci sarà qualcosa. Lui, il vecchio mi diceva, stacca il supporto vitale. Bisognerebbe capire adesso dov'è il supporto vitale. Cos'è? Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Mamma mia, mi sto decontaminando. Oddio, era lì! Era lì, l'ho visto! L'abitudine di chiudere le porte. Non so manco se è giusta, dammi la nota. Oddio, dove stracazzo sono? Mamma mia, terribile. Si apre? A caso! Penso siamo nella giusta stanza. L'assemblatore, le camere di alimentazione, le molecole di per... vabbè, vaghi ricordi, vaffanculo. Sarà qui, Billy. Qua sono gli esperimenti. Ma allora, scusami, obiettivo, chiudi la valvola vitale. E' questo, Billy? Billy, stai scassando il cazzo, lo sai? Come si chiude sta cosa? Da dove la chiudo? Cosa hai scritto? Secondo il referto medico di Billy dovrebbe avere 23 anni. A guardarlo gliene daresti almeno 50 portati male. Come se la sua vita fosse stata una continua sofferenza. Ucciderlo sarà un atto di misericordia.
Beh, tecnicamente sì. No, che cazzo ho fatto? No, non volevo fare questo, volevo prendere la nota. Cosa ho premuto? Magari sto sfasciando il mondo. Sì, vabbè, cosa faccio? Cosa succede? Cosa sto facendo? Vuoi aprire? Non posso più tornare indietro? È finita. Ah, quindi ci sono delle valvole da prendere? Vabbè. Vabbè dai, abbiamo soltanto un fantasma alle calcagne, cosa può andare male? Ma io vado di visore notturno, raga, perché ho paura. Minchia, qua è chiuso. Oddio, ma chi cazzo è? Buon uomo, lei è bellissimo, non so se gliel'hanno mai detto, ma c'è sempre una prima volta a tutto. Scusa, ma io come faccio a staccare il supporto vitale? Ma scusa, stacca tutti i fili, non lo so, magari uno dei fili qua, non posso fare niente. Posso solo mettere una procedura di emergenza non attivata. Boh, magari posso andare di qua allora. Eh sì, questa si apre, quindi la strada è giusta. Mi sembra ovvio. Posti comunque sempre più allegri, sempre il sangue non manca, smembramenti, gente praticamente andata a fanculo, il nostro personaggio che continua a scrivere appunti di merda. Ecco i polmoni di Billy Hope, il suo fegato, il suo supporto vitale, un macchinario grande quanto uno stadio di calcio solo per tenere vivo un pazzo. Vaffanculo, rompo tutto, deve morire. Oh minchia, finalmente andiamo d'accordo. Però tecnicamente sì, raga, pensate che tutto questo posto è soltanto per tenere vivo un pazzo psicopatico che tra l'altro ha ucciso tutti. Non è che dice sta andando bene la ricerca che si erano messi in testa di fare. Cioè tecnicamente è andato tutto a fanculo. Io prendo note nel frattempo. E ora ste valvole dove cazzo sono? Io non so manco se può esserci Billy. Ah, eccola, la vedo. Ok, perfetto, stacca la corrente del generatore. Oddio, ma è dietro di me. Porca miseria. Corri, 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 corri. Fuggi! Fuggi, madonna! Madonna di Billy! Oddio! Veloce! 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 La velocità sarà la mia amica! Oddio! E ora cos'è? Posso fare... Posso fare la corrente qua? Stacco tutto! Non stacco un cazzo! Ti prego, dimmi che da questo lato posso andare! Se no è finita! Ok, sì, sì, sì! Si è aperta! Passo in mezzo! Passo in mezzo! Raga, passi in avanti, stiamo facendo delle cose pazzesche qui. Però la musica mi insegue sicuro. Non è che ansia. Madonna, ma quante cazzo sono alte ste scale. Oh, merda. Devo... Veloce! Sì, sì, sì. Oddio, oddio mio. Cosa ho visto? Fuggi, 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 Sly. Calma, dietro. Sali, 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 sali. Dio mio, pezzo di merda. Dove cazzo è la corrente? Madonna corrente, non vedo niente. Apri, spacca tutto, togli tutti i fili. Togli tutto. Ok, disattiva la procedura di Billy. Ce l'ho fatta, come si torna indietro? Di qui non posso, devo riscendere. Come faccio a fare il percorso al contrario? È finita, sono morto. Sono praticamente morto. Dai, se compare qui, come cazzo scappo? Devo tornare indietro, è un vicolo cieco. Ma tecnicamente abbiamo finito, cioè abbiamo vinto il gioco. Non mi ricordo manco... Oddio! No! Va bene anche così. Accettiamo anche questo. Veloce, 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 madonna l'ansia. Veloce, veloce. Stacca, stacca tutto, stacca tutto, stacca tutto. Calmi. Aia. Ma lasciala stare la videocamera di merda. Ma è entrato dentro di noi, ragazzi. Mi ha penetrato. Alla fine la verginità l'abbiamo comunque persa. Ma... No. Esci. Abbiamo comunque perso la verginità. Il nostro personaggio è...
Dai, hai fatto tanto, ti prego. Ti prego, dai, hai sconfitto tutto. Puoi finalmente andare a raccontare... Piano piano. Piano piano, ce la faremo. Dai. 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 Ce la puoi fare. Dai. Ce l'abbiamo fatta però. Non so se l'abbiamo ucciso, comunque è dentro di noi. Sì, ma se cammini di sto passo ci metteremo 3 vite per arrivare, voglio dire. Dai che ce l'hai fatta, buon uomo, mamma mia. Però quante ne ha passate, ragazzi, il nostro personaggio. Pazienza, si poteva fare anche i cazzi suoi. Però ce l'abbiamo fatta. Dai che c'è l'uscita, madonna. Non mi morire così, dai. Oh! Ma... Mamma mia, alla fine siamo morti, però forse in fin di vita, perché avevamo letto nelle note che bisognava avere dei pazienti in fin di vita, quindi noi siamo adesso il nuovo ospite, quindi signori è ufficiale, ci chiamiamo Billy adesso. Che finale però, alla fine abbiamo preso il cazzo. Signori, io vi ringrazio, spero che la serie vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo episodio con un'altra serie. Continueremo con Starfield, si finisce lì, raga, quindi non continuerà. Per il resto vediamo cosa possiamo iniziare, magari Outlast 2, magari qualche altro gioco. Vedremo. Alla prossima. Ciao belle mie, mi raccomando il like, se no vi vengo a cercare fino a casa. Ciao belle mie.